tutte le turbine del parco eolico più grande al mondo, quello di Fontanelle Kojalak, nella provincia di Dobrogea, a 220 km a sud-est di Bucarest. Produce ancora la metà dei 600 MW previsti, ma l'entrata a regime è fissata per fine anno. Ma ci sono anche i piccoli investitori pronti ad affrontare il rischio Romania. We are surveying a site for one of our clients. Okay, it's a Central European energy investor who is developing several wind power projects in Romania, and we, as a wind turbine manufacturer at Siemens, we will be obliged to deliver the wind turbines here and then to install them. Le grandi compagnie arrivano e comprano i progetti già avviati dagli sviluppatori. Piccole aziende che si occupano di tutto, dall'acquisto della terra che costa circa 1.500 euro l'ettaro, alla raccolta delle autorizzazioni. And this is a long part. It takes one and a half, two and a half years. So the environment, urbanism, electrical connections, roads, everything. And then when the project is fully permitted, the client has already invested maybe 30,000 euro per megawatt. Un piccolo imprenditore che intende sviluppare un progetto di parco eolico per venderlo domani ad una grande azienda deve fare i conti con gli enti locali. Zone dove hai bisogno di ottenere, diciamo, 12-14 permessi, anche zone dove nel certificato di urbanismo sono richieste solamente 2 o 3 autorizzazioni, non di più. Questo sviluppatore di progetti eolici lavora in Romania e in Germania. In Germany it's much easier in that way that you know how to deal it with authorities. They have a law and they have to respect the law, otherwise you can sue them. In Romania it's much difficult in that way because they are not respecting the law always. Sometimes they let you to wait. Per ottenere, per esempio, quando la richiesta principale dell'azione legale è l'ottenimento di un'autorizzazione o di un permesso, da 8 mesi a 1 anno? Io? Per un permesso sì. Solo. I tempi della giustizia sono lunghi, pagare semplifica gli affari. Gli addetti ai lavori parlano di almeno un 5% da dare sottobanco ai pubblici ufficiali per ogni investimento. Dai sindaci ai giudici, nella filiera amministrativa ognuno chiede un contributo. Sicuramente se non si aiuta con qualcosa, certe volte certe cose non si riescono ad ottenere, purtroppo. Purtroppo è così, diciamo che non so, la nostra cartella viene dimenticata e viene messa all'ultimo posto, continuiamo a mandarci delle lettere, i carteggi durano 3, 4, 5 mesi e altre persone invece probabilmente che sono arrivate dopo di noi in un mese hanno tutte le autorizzazioni, questo non riusciamo a capirlo. It's easier to find another way, maybe I think if you want to if you want to do that you can I think they are expecting that. They're expecting to get some money. In Italy, or do you want to work like in Germany? If you want to act like, I don't know, perhaps in Italy, it's perhaps easier in Romania. Mm-hmm. Because you think that the two ways of doing business are more similar. It's not excluded. Because of corruption. It's not excluded. I think it's perhaps you get used to some things more in Italy than in Germany. I grandi investimenti stranieri sono oro se comparati allo stipendio base di 300 euro di un sindaco. Scegliere di non pagare spesso significa entrare in tribunale. Per il sindaco di Navodari, Matei Nicolae, il problema della Romania non è la corruzione. La Bruxelles crede che Romania è la più corrotta zara del lume? No. It's not. No. Am fost și în Italia, am vizitat foarte multe țări. China. China, Canada, Rusia, Italia, de câteva ore am fost, inclusiv în Sardinia, Spania, Germania. Nu sunt românii cei mai corupți. The institutions, I think. Instituțiile se referă, doamnă. No.
Roberto Vincentelli vuole aprire un deposito di rifiuti industriali sulla costa del Mar Nero nel paese di Navodari. Il sindaco gli nega l'autorizzazione a costruire e la popolazione è con lui perché teme l'inquinamento. E si legge, tradotto, non mi lasciate solo contro la mafia. Insieme riusciremo. Cioè qui non c'entra niente il deposito nostro. Qui si parla di mafia, no? Sua fotografia da tutte le parti. Oamenii de afaceri au tot sprijinul meu ca primar. Pentru că am nevoie de locuri de muncă. Dar investiția pe care o propune italianul ar face să pierd cel puțin 1000 de locuri de muncă din orașul Navodari. Pentru că nu mi-ar mai veni copii în tabăra de copii. Nu mi-ar mai veni turiști în pensiuni, în hotelurile. Se io non avessi i documenti in regola, no? Avrei fatto come fanno qui in Romania. Capisce? Do e mi dai. Ma se ho i documenti in regola, perché devo dare cosa? A chi? Secondo Matei Nicolai, gli italiani in Romania lasciano solo macerie, lo dice mentre mostra quel che resta di una fabbrica. Sigur, asta este afacere. Afacere a fost și pentru italieni. Dar legislația și felul lor de a fi, să vede ce au lăsat în urmă. Este ca și cum vă primesc în casă și după ce merg la bucătărie sau spune suntem în casă, putem să profităm de faptul ăsta și să facem orice. Poi è orgoglioso di far vedere la sua proprietà, i suoi animali preferiti e il campo in cui invita i dipendenti della sua azienda agricola a fare sport. No, io ho cercato di sviluppare. No, I try to develop. Ok, that's the difference. Da, dar în niciun caz nu am distrus ce am cumpărat. Am cumpărat să dezvolt și să investesc, să creez locuri de muncă, să produc ceva aici. To create jobs and to produce something here. Ce produc italienii sau străini în general? What do you think? You will win the next election? Ce credeți? Veți câștiga următoarele alegeri? Sigur, detașat. Yes, yes. Detașat. Sigur.